Ari, eccoci. Buongiorno. Alberelli di Natale. Procediamo? Sì. Ho ritagliato dal cartamodello due pezzi per ciascuna misura di feltro, anzi di pannolana 2-3 mm. Ho accoppiato i due pezzi e ho cucito a punto filza usando un filo piuttosto grande messo in doppio. Punto filza tutto intorno, ok? Senza essere imbottiti. Cosa faccio? Vado ad unire i miei alberelli in questo modo. Allora, in questo modo qua. Devo incollare la parte bassa. Così incollo la parte bassa dei due rami, delle due sagome e poi vado ad unire questo con questo, in modo che poi quando vado a mettere il laccino, due alberelli stanno fermi. Allora, come ho decorato il tutto? Ho utilizzato tralcio, ho utilizzato il fiore magnolia che trovate presso la bottega di Elisa se volete comprare la fustella. Nel cartamodello trovate anche la sagoma da ritagliare sia della magnolia sia del tralcio. E ho realizzato questo ciuffo. Questo fiore fatto con del tulle a pois. Vi faccio vedere come ho fatto. Intanto si parte dal tulle a pois. Dovete creare due pezzi in questo modo. Prendo il pezzo che è alto circa 7 centimetri e lungo 1,5 m, che è poi tutta la lunghezza della pezza. Lo piego. Questi intanto che si sono incollati anche a tavolo si tolgono. Nostro tavolo stravissuto, stravissuto, piego, piego, piego e piego e taglio destra, destra e a sinistra, ok? E voilà, abbiamo creato le bandierine. Ora dobbiamo fare il punto filza lungo tutto il bordo della parte bassa, nella parte che non è tagliata. Allora, ora ecco qua. Qui usate un ago abbastanza fine perché questo tulle c'è il rischio che si rompa mentre lo andate a infilzare. Fermate bene il filo. In questo modo e poi punto filza lungo il bordo. Andate pure spedite, tanto cioè veloci, tanto non è che qui deve essere una cucitura fatta a regola d'arte. Dovete fare solo in modo che la parte che questo fiore si increspi, si arricci. Il kit comprende tutto il materiale necessario per realizzare i due alberelli, il cartamodello, la descrizione. Il costo del kit è di 18 euro più le spese di spedizione per chi lo vuole acquistare e farselo spedire. Trovate il tutorial sulla mia pagina Merceria Creativa o sul canale YouTube Merceria Creativa. Poi sulla pagina, come avete visto, no, sapevo. Niente, si cosa? Si fermi tutti. Fermi tutti. Ho fatto troppi passaggi per fare veloce. Rimediamo. Forse. Qui ci siamo, guarda, ci attacco il pezzo, nessuno si è accorto di niente e siamo a posto. Proseguo.
Cameraman, il cameraman fa la faccia un po' stranita. È noioso, sto tool è noioso. Ve lo dico, però d'altra parte è bellino e va usato questo. Via. Ma ci siamo quasi, dai. Siamo arrivati alla meta. Eccoci. Tra, tra. Proseguiremo con i tutorial di dobbiamo fare Wally sui pacchi, che poi insomma sarà lo stesso elfo di Wally dentro ai cerchi. Dobbiamo fare ancora il tutorial della Befana sul barattolo. Dobbiamo ancora fare il tutorial del centrotavola con le candele. Insomma, dobbiamo fare ancora diversi tutorial. Per questo che ora questa settimana ne mando due. Altrimenti rischiamo di arrivare a Natale e non li abbiamo fatti tutti. Oh via, ce l'ho fatta. Vado ad unire due pezzi e a chiudere. Ce la posso fare. Eccoci. Vado a chiudere in questo modo. Fatto il secondo pezzo che verrà poi unito a questo, e questo è il fiore che si crea da incollare sopra i nostri alberelli. Allora, cosa ho fatto per realizzare la magnolia? Che è questa. La magnolia è di due misure, questa grande e questa piccola. È composta questa da due pezzi e questa lo stesso da due pezzi più il bocciolino. Una volta che avete unito, questi sono due pezzi, vedete, due pezzi uniti insieme e cuciti punto filza nella parte bassa. Vado semplicemente a incollare, cioè giro in questo modo il mio fiore, in questo modo qua, mantenendo i petali girati all'interno. Quindi giro il mio fiore, ecco qua, vedete? E poi ovviamente lo incollo sotto. Vedete, sotto deve venire una cosa del genere. Lo vado ad incollare. Ad incollare in questo modo. Poi prendo il mio bocciolino. Dov'è? Ma che la usciti tutte e due insieme? No, uno. Allora, questo è il bocciolo. Vado a arricciarlo. Lo incollo e lo inserisco all'interno del mio fiore. Olè. Vedete? Ecco qua, la mia magnolia è pronta. La stessa cosa la fate con il pezzo più piccolo. Incollate i tralci agli alberi. Incollate i tralci in questo modo. Di qui e di qua. E poi andate a posizionare la magnolia e il ciuffo, le due magnolie ed il ciuffo, come ho fatto qui. Va bene? Qui ho realizzato un fiocco con questo nastro alto 4 centimetri,
togliamo tutto, vi faccio vedere come si fa il fiocco e siamo pronti. Allora, nastro, che chiaramente trovate nel kit, tolgo il filo. Questo nastro serve anche per fare, è un nastro che si può arricciare, quindi se volete fare delle piccole coccarde, dei fiorellini, è molto bellino anche da utilizzare per fare queste cose. Perché vendiamo, oltre ai kit, cosa che forse non vi ho mai detto, vendiamo anche il materiale singolo, nastri, feltro, pannolenci e così via. Tutti i prodotti che servono per i nostri progetti. Ecco, il fiocco è fatto e lo andiamo ad applicare al nostro alberello. Quindi questo è il progetto finito. Dietro, ecco, dietro nastrino, un cordoncino, andate ad incollare ai due alberi il nastrino, che poi vedete, vi faccio vedere appeso com'è carino. Ecco, questo è il nostro alberello decorativo. Vedete? Va bene per un fuoriporta, va bene per casa, va bene come quadretto, lo stesso come le nostre candele. Ciao a tutti, ci vediamo, ciao bimbe!